domanda appunto volevo chiedere come mai sei su una carrozzella, cos'è che ti è successo prima di nascere? Io sono su una carrozzella perché ci sono state delle complicazioni durante la mia gravidanza, ecco, e questo ha provocato questa cosa di stare su una carrozzella, ma ti assicuro che lo stare su una carrozzella non discrimina riguardo alla bellezza della vita, soprattutto sotto certe forme. Cioè, io prendo la metropolitana tutti i giorni, vado in università, amo perdutamente le lingue che studio, la cosa che appassiona, e credo che lo stare su una carrozzella non esima comunque dal fare il proprio dovere. Ecco. Senti, qual è il rapporto tra questa tua disabilità e la scuola, insomma, le scuole che hai frequentato, ti sei divertito, ti sei entusiasmato? Racconta un po' questa tua Mi sono divertito, devo dire, soprattutto alle elementari, il rapporto con i docenti, i compagni era ottimo, ma anche durante le medie e il liceo. In particolare la cosa bella che la scuola mi ha dato e che mi porto dietro ancora oggi sono appunto la scoperta di quello che poi ho deciso di fare nella vita, e cioè lo studente di lingue, in particolare mi piacerebbe diventare traduttore, perché proprio durante la scuola, con l'introduzione poi della seconda lingua negli studi obbligatori appunto per studenti di medie superiori, ho capito proprio che, anche grazie al docente di lingue, che le lingue sarebbero state la mia strada. Quindi, quando le studio mi porto dietro i volti delle persone, compagni e professori che frequentavo all'epoca, ecco, per cui rimarranno anche, cioè, le lingue aiutano anche a ricordare proprio il proprio passato bello, i propri ricordi belli del passato, ecco. C'è una frase che una volta che ho letto, che hai pronunciato, che mi ha colpito, ed è questa: la vergogna è un peso umanissimo e fa parte della pienezza della mia vita, così come il dolore. Ecco, mi ha molto colpito, la trovo una frase affascinante. Ti volevo chiedere, ma è un paradosso sull'apparente? A cosa ti riferivi esattamente quando parlavi di vergogna? Dunque, premettiamo che il dolore non mi piace, mi è particolarmente sgradito e lo combatto, e in questo senso sono favorevole a ogni tipo di cura palliativa, compresa in certi casi quando non è tollerabile anche la sedazione, che però è diversa dall'uccisione, cioè sedazione non incisiva, precisiamo. E per quanto riguarda la vergogna, sì, è un grosso peso umano che fa parte nella mia vita. Per esempio, quando devo essere aiutato nelle questioni che riguardano l'igiene personale e quant'altro, però quello che mi interessa, quello che sostengo io è che, insomma, di fronte alla vergogna occorre che qualcuno restituisca al paziente autostima. Autostima vuol dire non guardare il paziente per la condizione spiacevole in cui è, non avere ripugnanza, schifo, se mi permettete la parola, di quel paziente, ma diciamo continuare a trattarlo da pari a pari come veniva fatto quando era autonomo, quando era in sé, quando si gestiva da solo. Secondo me l'autostima è un punto molto importante delle relazioni sia affettive sia di cura, così come è un punto molto importante che il paziente non venga trattato con discendenza. Io molte volte, quando vado a trovare delle persone in ospedale
tra l'altro anche io sono stato in ospedale, sono stato operato, eccetera. Però quando vado a trovare vedo che da altri vengono trattati come persone che purtroppo hanno perso la ragione o la capacità di intendere, di volere, e vengono trattate quando fanno delle affermazioni, queste affermazioni vengono prese come, come dire, sì, l'ha detto, ma non fa testo perché non è più in grado di parlare, non fa testo perché non è più in sé, non fa testo perché ha perso la ragione. No, la cosa che secondo me dovrebbe accadere è che il paziente, qualsiasi tipo di paziente, anche coloro che avessero perso la ragione, fossero trattati nel limite del possibile, da pari a pari, come in una relazione tra due persone normali, come per esempio quella di questa intervista. Ecco, permettetemi un esempio proprio sul fatto che è facile da fare, no? Ecco, a me ha colpito molto, sei una persona estremamente attiva, perché tanto studi lingue e lo fai appunto spostandoti da una parte all'altra della città, o meglio, da fuori città, entri in città, e poi stai anche studiando bioetica, e poi hai fatto una cosa che ha colpito tantissime persone, perché una volta hai scritto ai capigruppo al Parlamento chiedendo di non votare questa legge che invece stanno votando adesso. Tra l'altro non è stata neanche la prima volta, perché avevi scritto anche a Napolitano, mi pare. Sì, sì, questa è la terza legge che ho scritto. Perché ho scritto? Beh, perché diciamo. Tra l'altro, scusa, è stata ripresa dai media nazionali, dalla televisione, eccetera. Sì. Premetto che sono stato in ospedale, sono stato operato, ma comunque anche nella situazione in cui sono adesso, cioè quella di non necessitare, per fortuna, interventi, mi alzo dal letto tutte le mattine grazie all'aiuto di qualcuno. Questo mi dà una grande consapevolezza del fatto che un uomo in un letto, che sia d'ospedale o non, è completamente inerme. Per questo motivo una legge che parli di eutanasia o dichiarazione anticipata di trattamento, dove tra l'altro le dichiarazioni anticipate di trattamento entrano in vigore quando il malato non è più in grado di comunicare e di decidere di sé, mi spaventa veramente, perché lì io sarei alla merce di chiunque voglia, come dire, prevaricare sul mio corpo senza potermi difendere. Si vede in televisione, no? Appunto queste persone che a volte ogni tanto viene molto molto enfatizzato, no? Questo fatto di queste persone che scelgono e pregano di morire, ma mi viene il sospetto, non è verificato, che queste persone non siano veramente amate, no? Ho l'impressione che, tra l'altro se ne ha accennato prima, ne ha accennato chi ne sa più di me, che sia un po' si voglia trasmettere, si faccia molto tambur battente sull'efficientismo, no? Sul fatto che una persona deve essere performante. Ecco, però a me sembra quindi che non ci sia a questo punto, in un contesto di questo tipo, non c'è solo il non possum fisico della persona che non è più performante, ma è abbastanza evidente che arriva un senso di inadeguatezza, no? Che viene enfatizzata questa inadeguatezza della persona, non si sente, è detto, più far parte di questo mondo. Ecco, come possiamo, e poi questa cosa, questa specie di malattia mentale, psicologica, coglie le persone sane soprattutto, no? E come facciamo noi a scegliere la vita in questo contesto? Sì, il sentimento del senso di inadeguatezza lo condivido, e penso per esempio a quando sono sdraiato a letto e quindi la mia capacità di agire è ridotta. Però c'è una cosa molto importante che oggi forse bisognerebbe incentivare ancora di più, e sono le relazioni. Io credo che un malato, per il fatto stesso di essere malato, abbia bisogno ancora di più di relazioni, e credo che sia veramente assurdo essere costretti ad allontanarsi
dalla propria casa per essere curati altrove proprio nel momento della malattia in cui uno ha bisogno invece della massima vicinanza, no? Per quanto riguarda l'efficientismo di cui parlavi prima, gli interventi precedenti a me mi hanno colpito molto e presentandomi ho detto che ho 23 anni, questa cosa dell'efficientismo mi colpisce molto perché sì, io oggi ho 23 anni e sono, come dire, chi è giovane, chi è in grado di lavorare, chi è in grado di produrre viene considerato, viene stimato magari in base alla posizione che ha al lavoro, magari in base alla sovravvura e tutta una serie di cose, ma poi quando si, diciamo pure, quando si invecchia, ok, quando non si è più in grado di esercitare la propria professione, quando subentrano tutta questa serie di complicazioni, si viene messi da parte, la cosa che mi dà molto fastidio, no? Molto fastidio. È una cultura, questo tipo di cultura è molto preoccupante e questi provvedimenti mi spaventano molto perché ad esempio appunto le dichiarazioni anticipate di trattamento e l'eutanasia minano il rapporto tra medico e paziente, secondo me, ma ancora più forte il rapporto tra un uomo e un altro. Invece il punto è avere la possibilità proprio nella sofferenza e se mai fossimo costretti ad andarci a curare in luoghi altri da casa nostra, perché io auspico che lo Stato faccia di più per garantire l'assistenza domiciliare, perché credo che un malato abbia bisogno il più possibile di stare con i propri familiari, ok? Il problema è che questa cultura dell'efficientismo punta a dire sei inutile finché lavori, sei inutile finché fai queste cose, dopodiché non sei più utile, e mina il rapporto tra uomo e uomo. Noi invece abbiamo bisogno di poterci fidare, ma fidare veramente come compagni, come amici, delle persone che si prendono cura di noi, fidare sull'aspetto dell'autostima di cui parlavo prima e fidarci del fatto che costoro vigilino sulla nostra salute e non pratichino atti incisivi sul nostro corpo, che pensarmi inerme con qualcuno che pratica un atto uccisivo sul mio corpo e che mi costringe prima, senza sapere cosa mi accade, a scrivere un documento è veramente terrificante. Tra l'altro decidere o rinunciare, no, a curare una persona è il contrario dell'efficientismo, quindi uno rinuncia all'efficienza, no, in questo caso, quindi un po' paradossale. Come è paradossale che ci sia ci siano organi statali come per esempio la polizia che tutela i sani e poi quando uno si ammala avrebbe più bisogno di tutela lo si lascia perdere. Anche questo è paradossale. È paradossale che oggi si eriga la non discriminazione a valore e poi si discrimini proprio quando un uomo sta male e ha bisogno di assistenza, di cura, fatemelo dire, anche di affetto. Secondo me non è peccato mortale dire che abbiamo bisogno di affetto, perché, e questo non lo dico solo per quanto riguarda un disagio, ma lo dico per quanto riguarda tutti gli uomini. Siamo creature umane e prima o poi siamo dipendenti tutti, solo che oggi questa cosa vuole essere messa da parte. Penso per esempio alla pubblicità che si presenta un uomo sempre efficiente, in grado di, con questi fisici scolpiti, in grado di fare tutto, mentre, fateci caso, non si presenta mai un malato in uno stato di bisogno, perché a questa cultura dell'efficientismo, questa immagine del corpo nella sua verità, no? Bisognoso, dà molto fastidio. No? Sì. Secondo te lo Stato, per esempio, cosa potrebbe fare di più rispetto a quello che fa? Ecco, lasciando stare che stanno votando questa legge, ma in realtà cosa secondo te lo dovrebbe fare? Ecco, innanzitutto non decidere
attraverso una legge che è degno di dire di no, primo, anche perché io, il primo punto è questo, il secondo punto è creare un ambiente intorno al malato in modo che egli possa essere curato anche in caso di patologia non guaribile, ma stando più beneficiando il più possibile delle proprie relazioni affettive, amicali o parentali che siano, o familiari che siano, ecco. E certamente, l'ha detto il dottor Bonzetti prima molto bene, c'è bisogno da parte dello Stato anche un sostegno economico a queste famiglie, perché lui ha parlato di cifre spaventose alle quali le famiglie devono fare fronte per poter assistere un malato, no. E allora c'è bisogno di un intervento statale anche in questo senso, credo. Quindi, insomma, vivere in famiglia, vivere vicino ai propri cari, con i propri amici, essere amati e incentivare appunto lo Stato che aiuti, appunto, che sollevi, ecco, le famiglie, che faccia vivere questo in una condizione di serenità anche maggiore. Sì, e oltre a questo, incentivare, laddove è possibile, la ricerca sulle cure palliative e non confondere la sedazione non incisiva, a cui sono favorevole, con l'eutanasia, che invece rischia di, come dire, mettere a repentaglio la vita di magari qualcuno che non la vuole e che non lo può neanche dire, non si può difendere, è totalmente inerme vuol dire senza armi, no? Senza armi. Questo è il punto che spaventa di più, così come il grande problema è la solitudine, che capisco, la persona che vive in Carrozzina d'Ortelli, ogni tanto la provo, mi aiuta a riflettere tantissimo su questi temi. Mi ha aiutato questa solitudine a scrivere le lettere che ho scritto, perché aiuta molto, però può portare alla disperazione. L'unico modo per combattere questa disperazione sono l'affetto e la compagnia, non ne vedo altri. Ecco, una cosa questa qui che non viene mai detta, no? Perché adesso vorrei passare un attimino a vedere quello che succede, che ne so io, a scuola, all'università, al lavoro, eccetera, quindi una specie di fenomeno che sta diventando un fenomeno di massa, no? Quindi non si punta, si sta creando una sorta di mentalità di morte, tant'è che dicono tu non sai cosa significhi queste cose, e effettivamente molte persone non lo sanno, no? E di fronte a questa domanda alla quale non trovano risposta, la reazione che hanno quando uno mette in dubbio la bontà dell'eliminare una persona, seppur in modo pretestuosamente dignitoso, rimbalzano, no? questa domanda si rimbalza, si diventa un po' come propagatori di morte, ecco, in questo senso. È un rischio che mi spaventa moltissimo, soprattutto qui c'è un problema. Se ci fate caso, la decisione è sempre di altri, ma il corpo è mio, no? E l'uomo non esiste senza il suo corpo. Noi quando uccidiamo un uomo, uccidiamo un corpo, lo uccidiamo con il suo corpo. Quello che mi spaventa è che la decisione è sempre altrui. Una persona una volta mi ha fermato per strada e mi ha detto, guardandomi su una carrozzina, tra l'altro ero sulla carrozzina elettrica che uso normalmente, ero negli unici, frequentavo allora una scuola pubblica vicino a casa, e mi ha detto, ma come fai con questo sguardo pietismo? Il problema qual è? Che non conoscendomi, questa persona non sa effettivamente che vita vivo io. Io sono felicissimo di aver scoperto le lingue come il mio talento e spero di fare tutto il bene possibile con questo talento. Credo, guido normalmente una carrozzina elettronica che
che ho, vado in giro con quella e sono abbastanza autonomo nonostante questa enfasi sull'autonomia che la società di oggi ci propone, mi dà abbastanza fastidio, perché sembra di più un'enfasi sull'allontanare l'uomo dalle proprie relazioni, illudendolo di poter fare tutto da solo, che possa fare tutto da solo. Ad esempio, usufruire di più servizi e di più tecnologia. Ecco, questa è una cosa che mi preoccupa moltissimo. Parliamo un attimino del tuo ambiente. Il tuo ambiente è un ambiente di persone giovani, no? Perché vanno all'università, sono tuoi coetanei. Sì. Ecco, che ambiente trovi lì? Volevo sapere come, visto che hai, come pensi anche di far fronte anche in quell'ambiente a questa ondata di morte che sembra che sempre più forte. E poi aggiungo l'ultima domanda, per un futuro. Probabilmente molti stanno, io da persona un po' più grande vedo che c'è molto silenzio, molta indifferenza, no? quindi però basterebbero magari veramente persone veramente convinte per fare probabilmente meno, cercare di cambiare le cose, insomma, come ti poni? Non mi piace usare la parola sogno perché sembra molto astratta, però è un desiderio mio molto concreto che ho, cioè che nascano magari anche piccoli dei gruppi di giovani ma molto determinati, non perché si tratta di fare la lotta, non perché si tratti di entrare in polemica con qualcuno o di fare gli allarmisti, ma che avvertano perlomeno la società che queste cose succedono. Invece purtroppo nelle università, nelle scuole c'è molta ignoranza, intesa non nel senso offensivo del termine, ma di non consapevolezza che accadono dei fatti o che il Parlamento sta legiferando su una determinata cosa, o molta differenza. In università queste cose tra i ragazzi non sono molto, molto note. Qui c'è veramente un gran lavoro da fare in questo senso, credo. Beh, comunque, se devo pensare a un giovane che vale la pena che bello seguire, io mi viene in mente tu. Questi sono completamente complimenti assolutamente immeritati, davvero. Però io spero davvero che questi gruppi di giovani possano nascere e che si possa veramente resistere a questa ondata di morte, anche perché la cosa che mi fa riflettere molto è che quello che oggi tocca ad altri, domani toccherà a noi. Per cui la vera motivazione per andarsi a fare è questa. Ecco. Grazie Lorenzo. A voi.